Rossi, peraltro la notizia che la società Pedemontana ha consegnato al Tribunale anche l'ultima approvazione sul prestito ponte dell'ultima banca, quindi c'è via libera da tutte le banche. Ci aspettiamo quindi che la riserva che il Tribunale ha posto lunedì sia sciolta entro pochi giorni. Siamo felici di questo. L'unico rammarico che mi sento di dire è che rispetto agli impegni che abbiamo preso di far partire la gestione a gennaio, sarà rimandato di 6 mesi. È un rammarico che però non dipende da noi, perché insomma è successo quello che è successo da giugno, da luglio in poi. Però diciamo che siamo ottimisti e quindi non appena ci sarà la sentenza, dal giorno dopo lavoreremo per fare due cose: migliorare un po' questa complessità della nostra società che si occupano di strade, infrastrutture, ASAM, Serravalle, Pedemontana, con la nascita della nuova società che non a caso si chiama Lombardia Mobilità. Okay. Pensiamo ad una riorganizzazione della partecipazione della Regione Lombardia per da una parte semplificare, dall'altra procedere nella direzione che oggi mettiamo nero su bianco, e cioè il ruolo della Regione non deve essere quello di gestire, ma deve essere quello di programmare e di fare regia, lasciando la gestione a chi sa farla. ANAS per esempio è una società che fa questo, gestisce, quindi questa separazione di competenze ma integrazione strategica, ci sono quelle sinergie di cui parlava il presidente di ANAS, che adesso dopo la chiusura della vicenda fallimento Pedemontana possiamo mettere sul tavolo e cominciare a lavorare da adesso. E uno dei passaggi sarà appunto la nuova governance della società Lombardia Mobilità, che ha proprio questa prospettiva, no? Di creare il primo passo verso una riorganizzazione del sistema complesso nato nel corso degli anni, complicato, che ha generato anche qualche problema negli ultimi tempi, e che è il problema che noi vogliamo risolvere. Mi scusi Presidente, mobilità, pensa anche al ferro, visto che è un parente forte. Assolutamente sì, ha un parente forte entro fine anno, mi pare, no? Ci sarà l'integrazione di ANAS con le Ferrovie dello Stato e RFI. Abbiamo la fortuna di avere a capo della RFI di Ferrovie dello Stato un altro lombardo, Mazzoncini, che è di Brescia, noi siamo un'altra categoria di Varese, ma è di Brescia, quindi conosce bene le necessità. Con Mazzoncini c'è un tema che ogni tanto finisce sui giornali, io vorrei evitare di discuterne sui giornali, che è anche lì la governance di un'altra società in cui siamo, Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato, e cioè Trenord, no? Siamo al 50%, Mazzoncini dice voglio la maggioranza. Noi stiamo discutendo sul tavolo delle autonomie con il governo di assumerci maggiori responsabilità, quindi anche questa vicenda deve essere governata in coerenza con questo tavolo. Detto questo, mi aspetto che, come ha fatto ANAS, da questo accordo maggiori investimenti in Lombardia. Se le ferrovie saranno disponibili a fare maggiori investimenti come noi chiediamo, ma sulla rete, non sui nuovi treni, siamo pronti a discutere. Ecco, credo che anche quello che facciamo oggi possa servire in quella prospettiva, e l'integrazione tra ANAS e gruppo Ferrovie che ci sarà entro fine anno può servire ma certamente il ferro. Oltre al ferro, è stato fatto un accenno dal Presidente Armani, l'auto elettrica. Leggevo oggi che a Londra è partito il primo taxi elettrico. Ed è una cosa che noi non possiamo sottovalutare, perché i tempi saranno strettissimi. Il gruppo Volkswagen ha deciso di investire 34 miliardi di euro nella mobilità elettrica nei prossimi 5 anni, non nei prossimi 50. Allora, se noi arriveremo entro 5 anni, non di più, ad avere le auto elettriche, noi come Regione Lombardia vogliamo essere la regione che mette a disposizione su tutta la sua rete, in particolare su questa,
una cosa molto semplice e banale, ma tutt'altro che scontato, cioè le colonnine di rifornimento, e che sia un rifornimento rapido, non deve uno attaccarsi e stare lì un'ora e mezza per ricaricare l'auto. Oggi c'è questa rete? No, purtroppo non c'è neanche in Regione Lombardia. E questo tema è un tema che non fa parte di questo accordo, ma è che è sul tavolo della trattativa col governo e della trattativa anche con ANAS e Ferrovie, e cioè la mobilità elettrica, solo auto solo elettrica, non ibrida. Per poterlo fare però dobbiamo creare le infrastrutture che oggi non ci sono, e anche questo sarà uno dei compiti che daremo a Lombardia Mobilità. Si chiama appunto Lombardia Mobilità e non Lombardia Strade, perché non si occupa solo della gestione delle strade, ma anche strategicamente della mobilità elettrica, che è la mobilità del futuro.